Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi Netflix Book Tag, chi se ne frega se è vecchio, a noi va di farlo e facciamolo pure. Non credo ci sia bisogno di spiegazioni, quindi partiamo subito con le domande. Recently watched, l'ultimo libro letto. Nel momento in cui sto registrando questo video, l'ultimo libro letto è Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. È già uscita la recensione probabilmente quando guarderete questo video, quindi ve la linko su nelle schede se volete recuperarla. Seconda domanda, Top Picks, un libro che ti è stato consigliato e che ti è piaciuto. In realtà ce ne sono veramente tantissimi, però vorrei rispondere con Nevernight di J. Christophe, perché è stato il libro che mi hanno consigliato e che mi è piaciuto di più rispetto a tutti gli altri libri che mi sono stati consigliati e che mi sono piaciuti. Tra l'altro anche le pagine colorate, adoro, grazie Oscar Wilde. Ve lo consiglio anche a voi di provare almeno a leggere Nevernight. So che non è per tutti questo libro, però provateci, potrebbe fare anche per voi. Terza domanda, Recently Added, l'ultimo libro che hai comprato. Allora, in realtà ce ne sono due, perché li ho comprati insieme, dato che c'era l'offerta 2 per 1, e cioè Il Destino dell'Orso e Il Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas, perché tutte le altre entrate libresche dopo questi due libri non li ho comprati, o mi sono stati regalati oppure l'ho presi alla casetta degli uccelli. Quindi gli acquisti fatti da me, gli ultimi sono questi due. Poi, Popular on Netflix, un libro che ha molta fama, che hai letto e uno che non hai ancora letto. Tra quelli che ho letto, sicuramente la trilogia di Nevernight, il prequel di Hunger Games, o La Cortina di Spine, Il Trono di Ghiaccio, ce ne sono un po'. Quelli che non ho ancora letto anche, sono tanti, forse, vabbè, la saga di Shadowhunters da The Mortal Instrument in poi, non ho ancora mai letto e per ora non so se lo farò mai. O anche di recente è uscito L'invisibile vita o la vita invisibile forse di Eddie LaRue, non mi ricordo neanche come è il titolo, è stato molto popolare, lo è ancora, ma io non ho intenzione di leggerlo assolutamente, no. Mi fido delle recensioni dei booktuber che seguo e che sono molto fidati, quindi assolutamente no. Poi Comedies, un libro che ti ha fatto ridere. Dura questa, molto dura. Ridere di gusto per un libro, non credo di averlo mai fatto. In questo momento almeno non mi viene in mente niente. Guardo un po', magari i libri che ho. Ah, ecco, certo che ce l'ho. Scusate, mi è venuto in mente A volte ritorno di John Niven. Guardandolo, mi è tornato in mente che questo libro è divertentissimo. Mi ha fatto davvero molto molto ridere. Io ve lo consiglio, c'è la recensione sul canale se volete vederla. Comunque leggero, divertentissimo, appunto, fa un sacco ridere. E per avere altri dettagli, guardate la recensione. Dramas, un personaggio che è un drama king o un drama queen. In realtà non lo so, non mi viene in mente questo. Non mi sono mai preparata alle domande dei book tag e continuo a non prepararmele. Io dico, ma perché continuo a fare book tag se non mi preparo mai le domande prima? Non lo so, in questo momento non mi viene in mente nessun personaggio. Potrebbe essere un drama making o un drama queen. Non lo so, sinceramente. Poi cartoons. Un libro con personaggi disegnati o vignettati sulla copertina. Qui ci devo pensare un attimo, probabilmente ce li ho. Ce li ho. Allora, il primo è Il Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas. Non mi piace moltissimo questa copertina, però economica, chi se ne frega, insomma. Tanto lo nascondo. Il secondo, invece, è il secondo volume dei Segreti di Azkaban di Federico Paccani. L'abisso è il sottotitolo del secondo volume. Questo personaggio qui con la felpa rossa è il protagonista, Daniele. Quest'altro invece non vi posso dire chi è, neanche qual è il rapporto tra i due perché sarebbe spoiler, ma fa parte, diciamo, della banda dei cattivi, degli antagonisti.
E niente, questi due insomma sono disegnati, sono bellissimi, nonostante il mattonazzo, insomma, mi sto distruggendo una mano, però ammirate, ammirate. Poi, Watch Again, una serie di libri che vorresti rileggere. Nevernight, sicuramente già vi ho fatto vedere il primo volume che è un po' incassonato, non lo tolgo di nuovo da lì. Sicuramente rileggerei la trilogia di Red Rising, rileggerei Hunger Games, rileggerei la saga di Percy Jackson, sono tantissimi, però queste diciamo sono quelle che rileggerei più delle altre. Poi, Documentaries, un libro non fiction che consiglieresti a tutti, se questo è un uomo di Primo Levi, credo che sia il libro adatto per tutti, deve esserlo. Tratta temi molto importanti, forse più di tutti quanti gli altri messi insieme, e dovrebbero leggerlo tutti. Poi, Action and Adventure, un libro pieno d'azione. Beh, insomma, ce ne sono tanti. I libri fantasy sono pieni di azione, o meglio, dovrebbero. Evitiamo appunto di parlare di Hunger Games, il prequel, grazie, grazie. Ce ne sono tanti, forse Nevernight, I segreti di Askeladd, quasi tutti i fantasy sono pieni di azione, insomma. Non mi viene in mente uno in particolare che ha più azione degli altri, sinceramente. Poi, ultima domanda, New Releases, un libro che sta per essere pubblicato e per cui sei molto eccitato. Quello che sto per citare è in realtà il secondo di una serie, cioè il secondo, che non ricordo mai come si chiama, della Guerra dei Papaveri. Io non ho ancora letto il primo, ma sono molto eccitata dell'uscita del secondo volume, vuol dire che è davvero come dicono, spero che sia come dicono, ne sento parlare veramente benissimo e quindi sono molto eccitata, sono molto molto contenta, e quindi spero di recuperare il primo e il secondo in uscita nel 2021. E poi anche il terzo quando sarà. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box e iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!